droga all'Isola dei Famosi 2018, Avengers mascherata, la confessione inedita. Isola dei Famosi 2018, Francesco Monti ha fumato droga? Avengers mascherata. Lo scandalo droga all'Isola dei Famosi 2018 continua ad essere al centro della ribalta mediatica e in queste ultime ore arrivano delle nuove clamorose rivelazioni e segnalazioni, che dovrebbero aiutare a mettere insieme i tasselli di questa intricata vicenda, che ha alterato le dinamiche del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Tutto è partito dopo che Avenger in diretta televisiva in prime time ha confessato che Francesco Monti avrebbe fatto uso di droga. Bufera droga all'Isola dei Famosi, le ultimissime novità. L'Avenger senza troppi giri di parole ha rivelato di aver visto lei stessa con i suoi occhi, che Monti avrebbe acquistato droga da un uomo del posto, che la vendeva in Honduras, dopodiché lo avrebbe visto anche mentre fumava canne di marijuana, tanto da chiedergli di smetterla. La versione dei fatti di Avenger al momento non è stata confermata da nessuno dei concorrenti eliminati dal gioco, alcuni dei quali dicono di non voler avere nulla a che vedere con questa vicenda e quindi di non volersi intromettere. Francesco Monti, invece, nelle varie interviste che ha rilasciato in questi giorni in TV e sui giornali ha smentito clamorosamente le parole di Avenger, affermando che non è affatto vero ciò che lei sostiene e quindi dicendo che in realtà non ha mai fatto uso di droga in Honduras. La confessione di Nadia Rinaldi, che smaschera Avenger. Le ultimissime di gossip di queste ore rivelano che si è aggiunto un altro tassello a questa intricata vicenda dello scandalo droga all'Isola dei Famosi 2018, dopo che Nadia Rinaldi, ultima eliminata dal reality show, è tornata di nuovo in Italia e ha rilasciato le prime interviste post-scandalo. Ebbene la Rinaldi intervistata dal sito web Fantagit, ha ammesso di non poter affermare le dichiarazioni fatte da Avenger, sostenendo che lei ha visto cose diverse in Honduras. Nel dettaglio, infatti, Nadia Rinaldi sostiene che Francesco Monti sia stato l'unico concorrente di questa edizione dell'Isola dei Famosi ad aver fatto delle sigarette con delle cartine, ma lei sostiene che quello che metteva all'interno fosse tabacco e non marijuana così come ha confessato Avenger. Insomma la Rinaldi ha smascherato l'Avenger dando ragione a Francesco Monti e smentendo così le dichiarazioni shock dell'ex naufraga. Cosa succederà a questo punto? Domenica pomeriggio le due protagoniste dell'isola si scontreranno in diretta da Barbara D'Urso? Isola dei Famosi.